dal trattato Apparecchio alla morte di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Poveri peccatori, faticano, stentano per acquistare le scienze mondane o l'arte di guadagnare i beni di questa vita che tra breve anda a finire. Trascurano poi i beni di quella vita che non finisce mai. Perdono talmente il senno che diventano non solo pazzi, ma bruti, poiché vivendo da bruti non considerano ciò che è bene e ciò che è male, ma solamente seguitano gli istinti bestiali del senso, in abbracciare quel che al presente piace alla carne, senza pensare a quel che perdono e alla ruina eterna che si tirano sopra. Ma questo non è operare da uomo, ma da bestia. Dice San Giovanni Crisostomo, l'essere uomo è l'essere ragionevole, cioè operare secondo la ragione, non secondo l'appetito del senso. Se Dio desse ad una bestia l'uso di ragione e quella secondo la ragione operasse, si direbbe che opera da uomo. Così all'incontro, quando l'uomo opera secondo il senso contro la ragione, deve dirsi che l'uomo opera da bestia. Utinam saperent et intelligerent et novissima providerent. Libro del Deuteronomio, capitolo 32, versetto 29. Chi opera da prudente secondo la ragione prevede il futuro, cioè quello che deve succedergli nella fine della vita, la morte, il giudizio, e dopo questo l'inferno e il paradiso. O quanto è più savio un villano che si salva che un monarca che si danna. Meglio un ragazzo povero ma accorto che un re vecchio e stolto che non sa ascoltare i consigli. Libro del Coelet, capitolo 4, versetto 13. O Dio, non si stimerebbe da tutti pazzo chi per guadagnare al presente un giulio si mettesse a rischio di perdere tutti i suoi beni? E chi per una breve soddisfazione perde l'anima o si mette a rischio di perderla per sempre, non avrà da stimarsi pazzo? Questa è la rovina di tante anime che si dannano, il badare solamente ai beni e mali presenti e non badare ai beni e mali eterni. Dio non ci ha posti certamente in questa terra per farci ricchi, acquistarci onori o per contentare i nostri sensi, ma per guadagnarci la vita eterna. Finem vero vitam aeternam, lettera ai Romani, capitolo 6, versetto 22. E il conseguir questo fine solamente a noi deve importare. Porro unum est necessarium, Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 42. Ma questo fine è quel che più disprezzano i peccatori. Pensano solo al presente, camminano alla morte, s'accostano ad entrare nell'eternità e non sanno dove vanno. Che diresti di un nocchiero, dice Sant'Agostino, che domandato dove va, rispondesse che non lo sa? Ognun direbbe che costui porta la nave a perdersi. Tali sono quei savi del mondo che sanno fare guadagni, prendersi gli spassi, conseguire i posti, ma non sanno salvarsi l'anima. Fu savio l'Epulone in farsi ricco, ma mortus est et sepultus in inferno. Fu savio Alessandro Magno in acquistare tanti regni, ma tra pochi anni morì e si dannò in eterno. Fu savio Arrigo VIII in sapersi mantenere nel trono con ribellarsi dalla Chiesa, ma all'ultimo egli stesso, vedendo che già perdeva l'anima, confessò: Perdidimus omnia. Quanti miserabili ora piangono e gridano nell'inferno: Quid profuit nobis superbia aut divitiarum iactantia? Transierunt omnia illa tamquam umbra. Libro della Sapienza, capitolo 5, versetto 9. Ecco, dicono che per noi tutti i beni del mondo sono passati come un'ombra, ed altro non ci è restato che un pianto ed una pena eterna. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Libro del Siracide, capitolo 15, versetto 18. Cristiano mio, in questa vita ti è posta davanti la vita e la morte, cioè il privarti dei gusti vietati con guadagnarti la vita eterna o il perderli con la morte eterna. Che dici? Che scegli? Scegli da uomo e non da bestia. Scegli da cristiano che ha fede e dice: Quid prodest homini si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur?
Ah mio Dio, voi mi avete data la ragione, mi avete donata la luce della fede. Ed io per lo passato ho operato da bruto, perdendo la grazia vostra per i miseri gusti dei miei sensi, che sono passati come un vento. Ed altro non me ne ritrovo che rimorsi di coscienza e conti con la vostra divina giustizia. Non interes in iudicium cum servo tuo, Salmo 142, versetto 2. Ah, Signore, non vi mettete a giudicarmi secondo i meriti miei, ma trattatemi secondo la vostra misericordia. Datemi luce, datemi dolore delle offese che vi ho fatte e perdonatemi. Erravi sicutovis quae periit, quere servum tuum. Salmo 118, versetto 176. Io son pecorella perduta, se voi non mi cercate, resterò perduta. Abbiate pietà di me per quel sangue che avete sparso per amor mio. Mi pento, o sommo bene, di avervi lasciato e di aver volontariamente rinunziato alla vostra grazia. Vorrei morirne di dolore, ma voi datemi più dolore. Fate che io venga in cielo a cantare le vostre misericordie. O Maria, Madre mia, voi siete il rifugio mio. Pregate Gesù per me. Pregatelo che mi perdoni e mi dia la santa perseveranza.